Ben ritrovati al corso sugli script bash e alla lezione 15, nella quale vi spiego come possiamo integrare le notifiche di Unity nel nostro script, o meglio, come usare il sistema di notifiche di Ubuntu Unity nel nostro script. Ebbene sì, chi usa Ubuntu apprezza sicuramente la comodità delle notifiche, che sono poi quei fumettini semitrasparenti che appaiono in questa zona in alto a destra, quando succede qualcosa, diciamo nel nostro PC, che ci arriva un'email, arriva un messaggio, dei social network, arriva qualcosa da segnalare, insomma qualsiasi cosa, interviene il sistema delle notifiche e ci mostra questo fumetto in alto a destra. Ebbene, anche nei nostri script possiamo integrare o possiamo agganciarci a questo sistema per integrare ancora meglio il nostro script nel nostro sistema Ubuntu Unity con un comando che si chiama notify send. Quindi, tradotto più o meno, diciamo, vuol dire invia una notifica, ecco. Quindi molto autoesplicativo. Com'è la forma di questo comando? Praticamente notify send, un parametro meno a per poter indicare da quale applicativo arriva la notifica, un parametro meno i per indicare il percorso di un'icona per poter, come dire, decorare il messaggio della notifica con un'icona, che è sempre carino, e poi tra virgolette dopo il testo della notifica, cioè il nostro messaggio. Allora, una prima nota che di questi tre parametri, quindi dell'applicativo, dell'icona e del testo della notifica, solo il testo della notifica è obbligatorio, è l'unico che veramente serve al comando, il resto è opzionale, però io ve lo mostro comunque per darvi più informazioni. Poi l'icona, ecco qua, il parametro meno i percorso e file dell'icona, quindi l'icona può essere un'immagine qualsiasi di tipo PNG o JPG, JPEG, oppure una cosiddetta stock icon, ovvero le icone predefinite del sistema, ecco, che si trovano a uno di questi tre percorsi. Quindi questi sono validi anche per voi, non è solo il mio sistema che ha questi percorsi, ma sono proprio percorsi di sistema, quindi vedete USR, share, eccetera, eccetera. Quindi all'interno di queste cartelle voi trovate numerose interessanti icone da usare senza magari dover cercare per conto proprio un'icona particolare, un'immagine particolare. Quindi potete accedere a una di queste cartelle, scorrere un po' le immagini contenute, se vi piace una certa icona potete adottare quella. Una nota di utilizzo particolare, non so perché comunque così. Se usate un vostro file PNG o JPEG, vostro nelle vostre immagini, proprio vostro, personale della vostra home, dovete mettere tutto il nome del file, compresa l'estensione, quindi .png o .jpg. Usando invece una di queste, probabilmente perché sono di sistema, già conosciute, non lo so, non bisogna aggiungerci l'estensione. Quindi mettiamo che una delle icone in queste cartelle si chiami icona.png, ecco, con grande fantasia. Nel nostro comando basta scrivere icona e non icona.png. Se invece fosse vostra, dovete scrivere anche il .png. Adesso lo vediamo qui nell'esempio, qui a sinistra. Per quanto riguarda il parametro dell'applicativo che invia la notifica, lo vediamo fra un attimo. Qui ho messo anche la nota, che è un po' particolare, quindi il sistema di notifiche permette attraverso un parametro di dirgli: guarda che questa notifica arriva dal programma tal dei tali. Noi possiamo dirgli: questo è il nostro script che ti ha mandato questa notifica da visualizzare. Però non è che lo si vede nella notifica, nel fumettino qui non si vede. Lo si vede, lo si può vedere per esempio in un indicatore come questo che ho installato io, che si chiama Recent Notification. Eccolo qua, che è questa icona qua, che raccoglie le notifiche man mano che appaiono, cioè bisogna dire che la notifica è quel fumettino che appare qui in alto a destra, poi resta fuori visualizzato qualche secondo e poi sparisce, poi l'avete perso. Ecco, un indicatore come questo permette di,
tenere, di archiviare le varie notifiche se voi siete distanti dal PC, quindi non potete vederle in diretta. E qua dentro si vede appunto, se voi l'avete indicato, si vede anche questo parametro. Adesso lo vediamo col nostro esempio, che sarà anche più chiara la spiegazione. Quindi lo si vede, per esempio, in un applicativo come questo che raccoglie le notifiche. Allora, partiamo con l'esempio, che è sempre più facile spiegare con un esempio. Dunque, facciamo farlo partire. Numero 15. Enter. Ecco qua, guardate qui il fumettino, accidenti, manca un file molto importante, verificare l'installazione. Ecco qua il fumettino della notifica, con la mia bella icona un po' allarmante, accidenti, manca un file, mi sono scritto. E qui a terminale, giusto per esercizio, ho messo un altro bel messaggio un po' allarmante, maledizione, il file dello screen non esiste, molto male. E in più avete visto che si è acceso il mio indicatore che raccoglie le notifiche, è diventato verdino perché ce n'è una che non ho guardato, se io lo apro, vedete, accidenti, manca un file molto importante, verificare le installazioni, riprende il testo della notifica del fumetto, e in più, eccolo qua, il parametro A del programma che ha inviato la notifica, c'è scritto corso script bash, quindi da qui si può vedere che è il mio script che ha inviato la notifica. Eccolo lì, voilà, finché non cancello la notifica da questo giornale delle notifiche, da questo archivio, lo vedete lì, corso script bash, ora, data, ora, l'orario di quando è stato mandato, la data, il minuti, secondi e il nome del programma che ha inviato la notifica, voilà. Questo per quanto concerne il funzionamento. Adesso vediamo perché lo script ha reagito così, giusto per capire. Allora, verifica l'esistenza di un file. Ecco, qui ho approfittato di questo piccolo script per usare una sintassi con un comando particolare, con un'opzione particolare del comando if, quindi se, meno e permette di testare l'esistenza o meno sul vostro disco, del vostro PC, di un file o da qualche parte, di un certo percorso, diciamo, il percorso più file, se esiste la condizione di questo if è soddisfatta, è vera e quindi entrerà nel then, se non esiste entrerà nell'else. In questo caso abbiamo visto che la notifica ci dice accidenti, manca un file, e in effetti questo file corso script bash finale x.sh di sicuro non esiste nella mia cartella del corso bash, e ho fatto apposta ovviamente a mettere il nome di un file che non esiste per poter fare uscire questa notifica. Quindi questo comando echo maledizione è uscito a terminale, e contemporaneamente il comando notify send meno a corso script bash, che è poi quello che si vede qui, corso script bash meno i notification power, ecco questo qui è il nome dell'icona, di una delle icone stock icon che è contenuta in una di queste tre cartelle. Vedete, non devo mettere né percorso della cartella, quindi non metto usr share niente perché è inutile, né estensione .png o quello che è di questa icona, ma solo puramente il nome dell'icona. Si arrangia il sistema, il comando notify send, andare a cercare in una di queste tre cartelle questo nome di file per l'icona, e poi il testo della notifica, quindi accidenti, manca un file molto importante, verificare l'installazione, che è poi quello che è uscito nel fumetto. Ecco, avete visto, tutto lì, perché è entrato nell'else. Quindi se lo rifacciamo così com'è, vediamo ancora un attimo il fumetto, adesso che conosciamo cosa succede. Quindi vedete l'icona notification power, vabbè, batteria bassa perché c'è il punto esclamativo, ho voluto usare quella, e voilà, si è accumulata anche l'altra notifica. Ora mettiamo un file che esiste, giusto per far passare lo script anche rendendo vera questa verifica, quindi esiste il file, sì, faremo passare qui giusto per vedere un'altra notifica, quindi cambio lo script, lo salvo e lo rieseguo,
E vedete, perfetto, il file dello script esiste ed è nella giusta cartella, vedete, con un'icona di un mouse, così la prima che mi è capitata sotto mano l'ho usata, la notifica, perfetto, il file dello script esiste ed è nella cartella giusta, corso script bash, siamo sempre lì, l'eco, ok, il file dello script esiste perché ho voluto mettere anche un comando eco. La differenza rispetto a sotto è che l'icona questa volta non è una stock, cioè non è una di sistema predefinita, ma vedete che ho messo tutto un mio percorso. Quindi se voi volete fare un esempio o riutilizzare questo esempio, vedete, dovrete adattare questo percorso perché questo è il mio. E vedete che il nome dell'immagine del mouse che ho voluto usare, ho dovuto darglielo completo, quindi foto 1 mouse.png, quello che dicevo, che è descritto comunque qua, nel testo accompagnatorio della lezione. Ecco, tutto qua. Quindi se volete dare quel tocco, diciamo, di integrazione in Ubuntu Unity, quel qualcosa che vi faccia sembrare, ah ecco, ho creato un qualcosa che integri anche le notifiche, come vedete qui che mi è appena arrivato un mail, quindi uguale, le notifiche proprio di sistema, basta usare questo semplice comando. Ecco, tutto qui, quindi un altro abbellimento in più per il vostro script, se volete introdurlo. È finita anche questa lezione numero 15, vi saluto e vi attendo alla prossima. Ciao ciao!